E devi sorridere, ti stai questa tristezza, Non è una dai. parola, Ma non è una sorridere. parola, dai, il Signore è stato chiaro. Che cosa ha detto Dio agli uomini? Che cosa ha detto? Troverete la vostra felicità in ogni angolo del mondo. Appunto. Quello il mondo l'ha fatto tondo. Chi la fa? Ah. Narici. Guayacchimo l'angolo. Particolari momenti, poi ne parliamo questa cosa. Posso? Sì, ma che stai facendo con la porta sotto il braccio? Ne sa, ho perso le chiavi di casa. Ma? E non vorrei che qualcuno trova le chiavi di casa, magari trova pure la porta, apre ed entra facilmente. Allora mi sono portato la porta. Per forza. Regola. Giù. Momme, momme, momme. E se per caso perdi la porta, scusa, come fai a rientrare a casa? Lo lascio con la finestra aperta. E giù. E giù. Beh, me ne vado da mia suocera io. E cosa le porti? E le porto la porta. Ma che è colpa mia? Ma che è colpa mia? Ho detto alle 12 sono stato puntuale. Ma dai, per piacere. Che scappella l'avrei preso? La Grecia, scusa, sto in Grecia, è normale. La grande. Come stai? Come stai? Come sto? No, così stai bene. La grande. In generale, in generale. In generale, insomma, un po' di delusioni ci sono, non è che non ci Io, sono. Da quando sto qua, un capolavoro. È vero? Certo, un capolavoro. Tu pensa che, tu sai che faccio la guida turistica, lo sai? No. Ah, non sapevi? È vero. Faccio la guida turistica per i gruppi italiani, capito? E che ne capisci tu di storia, di... Sì, là, ho studiato, sai che io sono uno studioso. No, mi danno 1.000 euro a gruppo. 1.000 euro. 1.000 euro. E poi me ne posso andare quando voglio. Cioè, sono assai 1.000 euro, eh? Certo che sono assai, certo. A gruppo? A Quanti gruppo. Gruppi fai in un giorno? 5, 6, dipende. Okay. Però cioè, è faticoso, è faticoso. No, tu piuttosto. Ci vuoi fare un pensierino? No, io mi sono licenziato. Come si dice? Non ne parliamo proprio perché è assurdo. Stendiamo un no, velo scusa, pietoso. No, scusa, tu lavoravi al cimitero? Eh? Custode. Il custode del cimitero, vabbè. Beh. Ma perché? Ma stiamo scherzando. Cioè, è un'offesa anche alla persona che sta lavorando. I diritti del lavoro, ma stiamo scherzando. Non è possibile. Cioè, tu vai sul luogo del lavoro, con tanto entusiasmo, con tanta voglia di lavorare. Beh, no, spiega. Ah, come apri il cancello del cimitero? Sì. E magari facciamo già il primo viale. Beh. Che sta, qui riposa Tizio. Qui riposa Sempronio. Beh. Qui riposa Caio. Qui riposa quell'altro. E beh, è l'unico scemo che lavoro so io. Cioè, distribuiamo la. No, vabbè. Scusa, ma in quanto si può andare? In due. In due? No, ma lo so fatti loro, ma lo so proprio dissennato. Canto, che palo. Canto, chi so proprio. No. Fermi. Buongiorno. Buongiorno. Bravi, bravi, complimenti, bravissimi. Uno, due, tre, quattro e cinque. In cinque sul quad, eh? Cinque. Bravi. Ma Luca è caduto. Luca. Hai saputo il fatto della signora Ermenegilda? E c'è la signora Ermenegilda? Ma nel terzo piano. Non sa nulla, che ha fatto? Ieri notte ha avuto quattro maschi. Sì, addirittura ha fatto un parto quadrigemino. No, ha fatto un'orgia. E faccio il pulmone e due, Madonna santa. Sì, capo, non ti preoccupare, me la vedo io. Sì, d'accordo, capo, domani mattina alle 7 sto là, tranquillo. C'è passato. Sì, va bene, buona serata, ciao. Mamma mia, Madonna, guarda, è buono e generoso, però quando attacca per lei non la finisce più. E tu dove lavori? In una fabbrica di indumenti. E il tuo principale per la sei? No, è un capo sintetico. Fammi vedere questo orologio.
Dai, è bellissimo. Questo me lo sono autoregalato a Natale, vedi? Se aspettavo, sì, figurati. È bellissimo. Questo è particolarissimo, eh. Questo non lo vedi, sembra così, guarda, la cosa bella è che sembra un orologio normale. Vedi questi tre bottoni? Questo è un piccolo computer. Comunque, se schiacci questo bottone ti dice esattamente l'orario. Preciso, eh? Dai, non è possibile. Tu stai al buio, stai. Allora, anche con la cuffia accina, tac, e sai che ore sono. Prova. Provo? Vai. Vado. Ore 17 e 20 minuti primi. Ma è splendido! Se schiacci qui, ti dice, questo è via satellite anche ovviamente collegato, ti dice dove ti trovi. La città, il posto, tutto quanto. Prova. Lo provo, eh. Vai. Vado. Sei al Café Chevalier, Piazza Duomo 15, Roma. Dai, non è possibile. Se schiacci qua. Qui, ti dice addirittura con chi ti trovi. Stai in una comitiva, magari nuovi amici, non ti ricordi i nomi, ti dice il nome, ti fa una scheda tecnica alla perfezione. Voglio provarlo subito, vado, vado. Sei con Ada Tremonti, 28 anni, alta 1,76, bionda, completamente nuda. Completamente nuda? Ma guarda, io non sono nuda. Scusa. Lo sapevo. Questo va 10 minuti avanti. Veramente ci vuole. Padre! Chi è? Padre, aspetta. Che succede? Tutti sconvolta. Questi fedeli sconvolti, guarda, non sei la prima. Padre, che succede? Ho bisogno di lei. E su qua? Sto cercando la retta via. E mica sono del posto io. Due giorni che sto qua. Guarda, cioè, a parte che quello è labirinto, non lo so, ma... quella è via Dante, sicuro. Questa... come si chiama? Retta. Non lo so, chiedi a qualche vigile, non lo so, non è che possiamo fare tutto noi sacerdoti, pure l'informazione.